Federico Berticone, per una volta davanti alla fotocamera. Ben trovato Federico. Ciao. Gente che lavora, si sta montando questo set di questa Jacopina Pistoia, che ti vede montatore, uomo delle riprese, operatore, fotografo e quant'altro. Senti, qualche impressione. Mi sembra una cosa interessante, che un po' c'erano delle lacune, diciamo, a livello locale su una cosa del genere, quindi che unisse l'aspetto proprio enogastronomico locale a quello che può offrire il territorio. Senti, in 5 minuti, brevemente, sei passato da colpi di spada in Piazza del Duomo a una bellissima sciata alla Betone e ora si parla di cibo. Come fai in 5 minuti a cambiare obiettivi, modo di ragionare, modo di riprendere e così via? No, vabbè, in realtà va tenuto un filo conduttore, che in questo caso appunto è il nostro territorio, e poi un po' di maestria di montaggio, qualche gioco a effetto speciale. Bene, fra i giochi che vedremo stasera parleremo anche di cibo, ne parleremo con Luca, parleremo di prodotti del territorio, ora non anticipiamo nulla. Ecco, qui siamo all'Osteria del Cambianco, ne parlavamo prima Luca, una trattoria però gourmet, quindi piatti della tradizione, leggermente ingentiliti, impreziositi, piatti carini, un locale molto bello. Esatto, cerchiamo di tirare avanti e portare avanti la tradizione toscana, soprattutto la tradizione che è Pistoia, con i piatti tipici, quelli che ti facevano una volta le nonne, le nostre nonne, che la mia nonna mi ha insegnato a fare il sugo, il sugo ragù di carne, i crostini neri, i crostini bianchi, le merende, come si diceva prima, la merenda della nonna, che era semplicemente il pane, zucchero e vino, e quando si tornava da scuola ci facevano questi piatti qui, e quindi riproponiamo anche noi la vecchia tradizione, le vecchie usanze, le vecchie culture. Ecco, una trattoria dove non manca il quinto quarto, però non manca neanche quel piatto di pesce un pochino particolare che usava anni fa mangiare la domenica a Pistoia. Ci vuole tutto, ci vuole tutto, comunque sia Pistoia e la tradizione toscana, cioè, è anche pesce comunque sia, perché la nostra costa, abbiamo la Versilia, abbiamo Livorno, Castelloncello, quindi il pesce povero, il baccalà, le triglie, queste cosine qui vanno sempre riproposte e sono sempre cose della tradizione nostra. Bene, io ti ringrazio Luca. Un'ultima battuta con Federico. Senti, 5 minuti nei quali però riempie tanto l'occhio Monica Menchi. Vabbè, insomma, quando c'è un saper fare e una maestria di quei livelli, c'è poco da dire. La parola ce l'ha lei e non c'è nulla da dire. Ti ringrazio Federico, buon lavoro.